Tornata con un nuovo video. Oggi sono qui per proporvi il tag perfetta nelle mie imperfezioni, che consiste nell'elencare tre qualità che ti piacciono di te e tre che non ti piacciono, e possono riguardare sia l'estetica sia qualità caratteriali. E quindi iniziamo subito con le cose che mi piacciono di me. La prima cosa che mi piace di me sono i miei capelli, perché sono quel genere di capello fra il mosso e il liscio, e che quindi è un po' particolare, è un po' originale, e mi piacciono anche perché sono lunghi e io i capelli lunghi li adoro. La seconda cosa che mi piace di me è la mia voglia di fare, la mia voglia di portare a termine ogni mio obiettivo con buoni risultati. Questa qualità mi dà forza e mi aiuta a superare le difficoltà che la vita mi mette davanti, e io riconosco, grazie a questa mia qualità, di essere pronta ad affrontare la vita con la prontezza che occorre. La terza cosa che mi piace di me è avere molta memoria. La memoria mi consente, soprattutto con lo studio, di non stare a leggermi, mille volte magari le lezioni che spiegano a scuola, e questa cosa mi piace perché non devo stare, di conseguenza non devo stare, più di tanto tempo a studiare, e quindi la conservo gelosamente e spero di non perderla mai, a parte quando stavo vecchia. Ora iniziamo con le tre qualità che non mi piacciono di me. La prima cosa che non mi piace di me è il fatto che io sono terribilmente irascibile, anche se nei video sembro una ragazza io a casa non lo sono, e quando mi arrabbio, vi dico la verità, sono sincera, io quando mi arrabbio sono insopportabile. Non statemi vicino perché butterei giù tutti dalla finestra e tiro di quei nomi che alzo da terra tutti. Infatti mia mamma sclera sempre più di me e dice che mi vorrebbe portare via di casa, ma io vi giuro che cerco di controllarmi, ma non ce la faccio. Quindi quando sono arrabbiata, non statemi vicino, non parlate, non ditemi niente. La seconda cosa che odio di me, che non mi piace, è la mia schiena. L'ho detto anche nel tag con mia mamma, perché mi fa sempre male, e quindi se mi fa sempre male mi devo sempre coricare, devo sempre fare un sacco di controlli e di visite noiose, e mi devo coricare, fa un sacco di cose noiose, e il male è veramente insopportabile. Quindi io la mia schiena la odio per il male che mi procura. Quindi, cara schienetta, io ti odio con tutto il mio cuore, cioè la vita. La terza cosa che odio di me è il fatto che sono paranoica, e per paranoica non intendo paranoica leggermente, che voi dite, bah, lo siamo un po' tutti, ma intendo proprio paranoica tantissimo. Vi faccio un esempio: se io non so a che ora finisce una festa di compleanno, io divento paranoica. E se non me lo dicono, io mi preoccupo tantissimo, perché se non so che ora finisce, ho paura che finisca troppo tardi, però magari quella persona a cui lo chiedo non sa l'orario,
Non sa l'orario proprio preciso di quando finiva la festa e allora io mi preoccupo perché ho paura di stancarmi e che mi venga quel maledetto mal di schiena e che mi venga di qua e che mi venga di là e allora dico mamma ma me farò, ma ce la farò, ma uffa. Poi tipo la mia testa diventa tutta, mi scoppia la testa, divento pallida, sbianco, ah, piango come, ah, perché ho paura, tremo, e divento tipo super paranoica e c'ho la paranoia a mille, quindi sto in stato paranoico e c'è da starmi lontano. Mia mamma mi dice, respira, Anna, respira, calma, calma. Queste erano le tue cose che mi piacevano di me e le tue cose che non mi piacevano di me. Spero di avervi fatto ridere e di avervi tenuto compagnia. Se è così, fatemelo sapere con un bel pollice in su o un commento perché mi fa sempre piacere leggere i vostri commenti. E niente, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!